noi andiamo velocissimi verso la fine. Il prossimo speaker ci parla di mainframe and serverless integration, come liberare i dati e rimanere competitivi nel nuovo mondo. Qui vicino a me, tra poco, annuncio Federico Fregosi. Eccolo qui, noi ci siamo già visti in altre occasioni, non è un segreto. E dunque, esperto di sistemi distribuiti, sei un vice president in continuo, hai un sacco di ingegneri con cui lavori, 150 leggo se non leggo male, e hai un sacco di esperienza nel settore finanziario, quindi oggi ci parli di... Mainframe serverless. Ok, quindi no, proprio la roba più, dici, stiamo cloud, eccetera. Mainframe vuol dire tipo sistemi, quei grossi armadi che c'erano in cantina una volta. E allora noi andiamo fino alle 12:35, quindi non ti rubo altro spazio e ti lascio iniziare. A più tardi. In bocca al lupo. Perfetto. Ok, partiamo. Allora, grazie a tutti per essere venuti al mio talk oggi. Come ho detto prima, oggi parleremo di mainframe e serverless integration, cioè proviamo a collegare i vecchi mainframe che sono on-premises nelle aziende alla nuova tecnologia su AWS, su GCP, su Azure in Cloud. Quindi, come stava l'introduzione prima, io sono Federico, sono VP of Engineering per IMEA a Contino. Contino è una consulenza, cioè di consulenza, una boutique di consulenza DevOps e Cloud, con uffici in tutto il mondo. Io lavoro nell'ufficio di Londra, per EMEA. Ho sempre avuto ruoli tecnici nella mia carriera. Prima di Contino era Curve, dove ero Lead Site Reliability Engineering. E prima di Curve era Funamble, una società dove ero un sviluppatore, praticamente. E a Contino cosa faccio? A Contino sono responsabile per la... strategia tech dell'azienda, per le risorse di engineering e anche aiuto clienti a definire le loro strategie cloud, soprattutto quando si tratta di grandi migrazioni, quando si tratta di lavorare con ristrutturare il dipartimento di IT delle aziende. Ok, quindi questo talk è un po' di introduzione al talk, diciamo, un po' questa idea che praticamente le grandi banche, i grandi servizi di pagamento, i grandi sistemi di pagamento si trovano un po' un incrocio, perché storicamente, partendo dagli anni 90, si sono concentrati nella reliability, sono concentrati nel fare in modo che i sistemi che hanno sviluppato fossero reliable, che i sistemi che hanno fatto fossero sempre, sempre disponibili, high availability, e non sono mai concentrati invece nell'utilizzare i dati. Questo è un problema, tipicamente, perché poi quando arriva il 2021, il 2020, anche il 2015, volendo, cosa succede? Succede che un sacco di nuove startup, dalle Monzo e Starling in UK, a N26 in Germania, anche in Italia, un sacco di startup fintech, sono molto più veloci a offrire nuove funzionalità e sono molto più veloci a generare insights sui dati che hanno a disposizione. Quando invece le banche, storicamente sono un filino più lente a fare tutto questo, sono anche molto più lente perché i dati sono bloccati dentro questo mainframe ed è difficile uscire dal mainframe. Le banche però praticamente hanno tantissimi dati sui loro clienti e potrebbero offrire servizi molto più avanzati, quelli che una piccola startup che magari ha un dataset più piccolo può offrire. Quindi praticamente parliamo di machine learning, fraud detection, analisi delle frodi con machine learning. Se il tuo dataset è piccolo, quello che tu puoi fare è X. Se il tuo dataset è vecchio di 15 anni e tu hai tantissimi dati, puoi andare molto, molto più in dettaglio. No? Nello stesso modo, quando si tratta di creare delle dashboard sui clienti, quando si tratta di offrire ai clienti degli insights, delle visualizzazioni, è super importante anche quello. E quindi si trovano in questo incrocio, questi provider di pagamento, e hanno capito che devono evolvere. Hanno capito che devono evolvere perché? Perché hanno tutta questa pressione creata dalle startup. Come evolvono? Allora, praticamente, chiaramente uscire da un mainframe che è rimasto lì per 20 anni è super difficile. È super difficile e quindi praticamente quello che quasi tutti fanno per utilizzare cloud e per offrire ai loro clienti i servizi delle startup
praticamente è fare lo stream dei dati che arrivano nel mainframe, che continua a fare il core del processo delle transazioni, e mandarli alla cloud. Quindi praticamente cosa succede? Succede che ogni volta che un utente in una banca fa una transazione, conto corrente o carta a carta, succede che praticamente questo arriva nel mainframe e poi il mainframe inizia a replicare questa transazione verso cloud. Quando i dati arrivano in cloud, a questo punto i dati sono messi disponibili all'utente. Sono messi disponibili all'utente, quindi tu puoi offrire i dati all'utente e puoi offrirli in maniera che è molto più avanzata, perché a questo punto non sei più bloccato dal fatto che i dati sono nel mainframe e il modo in cui fai query è molto limitato. Il modo in cui puoi utilizzare il mainframe è molto lento a dare risultati anche spesso. E quindi tu hai questi dati in cloud in cui puoi creare un data lake, puoi creare anche una data warehouse, o addirittura una lake house architecture su cloud, e quindi puoi utilizzare i dati in cloud. E sei molto più veloce a farlo, e soprattutto quello che si dice, se tu democratizzi l'accesso ai dati. Perché a questo punto, una volta che i tuoi dati sono in cloud e tu hai creato il tuo data lake, cosa fai? Puoi rendere i dati disponibili a tutti i data scientist che sono nell'azienda, a tutte le differenti unità di data scientist nell'azienda, che non devono più competere per l'accesso ai dati, e soprattutto il loro accesso ai dati si sposta da un mondo in cui devono chiedere il permesso a qualcuno per avere accesso ai dati, a un mondo in cui loro possono andare e, passando attraverso la governance dell'azienda, però possono avere accesso diretto ai dati, possono fare self-service dei dati, che è super importante, perché a quel punto loro sono autonomi. Quindi si tratta a questo punto di fare questa idea di iniziare a mandare dati, in streaming dei dati dal mainframe alla cloud. Iniziamo adesso a vedere un attimo l'architettura da un punto di vista alto livello, no? Dall'alto, vediamo. Quindi si parte streaming dei dati dal mainframe, dati vengono utilizzati, no? Perché ci sono due momenti nel quale tu utilizzi i dati che arrivano al mainframe, di fatto. C'è un momento nel quale tu utilizzi dati transazionali nel mainframe, e c'è un momento invece nel quale tu utilizzi i dati di analytics. Quindi i dati partono dal mainframe, dicevo, arrivano in cloud, e a questo punto se devi mandare delle notifiche all'utente in real time, se devi controllare le frodi in real time, tutto questo lo puoi fare immediatamente a low latency, bassa latenza. Invece, se devi utilizzare i dati, puoi salvare i dati in data lake, in un data store in cloud, e poi rendere disponibile ai tuoi data scientist, praticamente. E poi generare questi insights. Quindi due momenti nell'architettura in cui i dati diventano disponibili. E puoi fare cose anche avanzate. Quindi, in un secondo, questo è un esempio su AWS di come più o meno viene implementata tipicamente nelle aziende, nella nostra esperienza. Quindi si parte al mainframe, in AWS usiamo Kinesis, che è un servizio di data stream su AWS, quindi il mainframe cosa fa? Attraverso tipicamente una libreria di qualche genere, invia i dati a Kinesis, dato il mainframe a Kinesis. Kinesis ha una lambda function che processa questo dato e salva il dato in un altro data store. Nel nostro esempio usiamo DynamoDB. DynamoDB, che è un database NoSQL, e collegarsi a DynamoDB e avere accesso ai dati in DynamoDB. Da DynamoDB poi i dati sono resi disponibili attraverso un Amazon API Gateway. Quindi tu cosa fai? Semplicemente dici, ok, sono un utente esterno, volevo avere accesso alla mia lista di transazioni. Cosa facevo prima? Mi collegavo ai sistemi della banca che si collegavano al mainframe e avevo accesso ai miei dati. Invece adesso cosa fai? Fai una cosa diversa. Adesso il mainframe manda i dati a cloud e dal tuo utente cosa fai? Ti colleghi a API Gateway attraverso il sistema della banca in cloud, e da API Gateway utilizzi la lambda function e hai accesso agli stessi dati, solo che hai accesso in maniera molto più veloce, molto più scalabile, soprattutto con un sacco più di insights, un sacco più di funzionalità. Quindi questo, come dicevo, è un esempio su AWS. Quindi una piccola idea dei servizi che utilizzeremo attraverso l'esempio, che diventerà sempre più complesso. Lambda, che come tutti conoscono, serverless su cloud, API Gateway, è un servizio di API Gateway, serverless su cloud, quindi è un modo per accedere ai dati, fornisce un API. Praticamente, diciamo, primer sui servizi AWS che utilizziamo, quindi utilizziamo Lambda, Kinesis e tutti gli altri praticamente.
Fatemi solo recuperare le mie note, un secondo solo. Eccomi qua. Poi utilizziamo anche Amazon Elasticsearch Service. In sostanza ci spostiamo da un mondo in cui utilizziamo un database solo, che è il database del mainframe, a un mondo in cui utilizziamo una serie di database diversi che sono specifici per il servizio, per la funzionalità che vogliamo offrire ai nostri clienti. I dati, in sostanza, invece di stare in un posto solo e essere disponibili da quel posto lì, iniziano ad essere disponibili da molti database che fanno una cosa specifica. Vedremo anche nel dettaglio perché utilizziamo Elasticsearch, che è un database NoSQL tipicamente utilizzato per fare full text search, per fare ricerche. O magari utilizziamo RDS, che invece è un database, RDS Postgres, che è un database SQL tradizionale. Quindi aggiungiamo un po' di complessità alla nostra architettura che abbiamo visto prima. Di fatto vediamo che l'architettura diventa più complessa. Perché? Perché abbiamo non solo dati che arrivano in maniera streaming dal mainframe, come ho detto all'inizio, ma le banche sono complesse, quindi hanno un set di dati che è streaming e un set di dati che è batch. Cioè praticamente anziché farti arrivare i dati ogni secondo, le transazioni ogni secondo, tu hai le transazioni finanziarie che arrivano in un bel file XML super grande o CSV o quello che è e ti passano questo file. Quindi come fai a gestire questo file batch? E praticamente il file batch tu lo metti su S3, chiedi alla banca di metterlo su S3 o tramite SFTP anche, poi da S3 utilizzi l'event sourcing di S3 per attivare la lambda function che poi fa il processing del file e converte questo batch di nuovo in una serie di messaggi su Kinesis che poi vengono processati. Quindi l'idea è anche un batch con tante transazioni può essere convertito in una serie di messaggi streaming su Kinesis. Ecco, quindi c'è un po' più di complessità qua, no? Iniziamo a vedere nell'architettura anche tutti questi bucket in basso. I bucket in basso, i bucket S3, sono dei bucket che servono per il data lake. Perché, come vi ho detto, c'è una significativa componente di questo processo che è il data lake, ovvero mettere i dati in questo lake che rende i dati disponibili a tutti i vari data scientist nell'azienda. Data lake come si fa a creare? Semplicemente, tipicamente, tu cosa fai? Hai un bucket di dati iniziali, a T-Raw, che poi vai a integrare con dati enriched, con dati che magari arrivano da un'altra parte, con più informazioni, e poi rendi questo dataset immediatamente disponibile all'azienda. Quindi praticamente data scientist che hanno accesso ad altri sistemi possono utilizzare S3 tramite qualunque sistema loro abbiano per avere accesso ai dati. E hai democratizzato l'accesso ai dati. Chiaramente vuoi farlo con sicurezza e governance e tutto quanto va attorno a quello, però l'idea è un po' questa. Vediamo che di fatto ci sono due priorità in questo sistema. Quindi cerchiamo di uscire dal mainframe, no? Per andare su serverless, ma vogliamo ottenere due risultati. Un risultato, offrire un set di servizi transazionali a bassa latenza. Complimenti, hai fatto una transazione, notifica sul telefono. O hai ricevuto una transazione, sarà fraudolento o no? Mandiamo un SMS al cliente per controllare. Live. E poi una serie di servizi invece di analytics dopo con il data lake. Quindi sono due set di requisiti che sono in contraddizione perché da un lato vuoi real time super veloce, dall'altro vuoi analytics e quindi li offriamo in due modi diversi. Da un lato li offriamo con Lambda API Gateway e dall'altro li offriamo con questo S3 Buckets. Ok, quindi vediamo un po' più o meno di cosa stiamo parlando, perché questa è un'architettura che è significativamente complessa. Complessa al punto che praticamente abbiamo delle lambda function, tante lambda function. Tipicamente quello che noi vediamo, e tra l'altro, ecco, prima di iniziare, fatemi dire una cosa. Uscire dal mainframe e andare su AWS, lo hanno fatto tantissime, AWS, Azure, GCP, tantissime banche hanno fatto questa attività. Se guardate su YouTube c'è un talk di HSBC del 2018 al reInvent di AWS su YouTube, in cui praticamente fanno questo esempio, ma utilizzano dei servizi EMR, utilizzano EC2 anche, utilizzano i servizi compute, usano delle VM. Invece noi cerchiamo di utilizzare sempre più possibile servizi serverless per non dover pagare i costi operazionali del servizio EC2.
Il problema di serverless è che chiaramente ha delle limitazioni. In particolare, Lambda Function hanno per esempio un limite di tempo in cui possono essere eseguite, non oltre 15 minuti. Magari delle volte ci sono dei problemi di cold start delle Lambda Function. Quindi praticamente abbiamo qualche problema e dobbiamo cercare di limitare le capacità di queste Lambda Function, cercare di dare un pochino più di opzioni. E quindi cosa facciamo? Utilizziamo Lambda per gran parte dell'architettura e un po' Fargate, che è un servizio di container, facciamo andare sui container quello che non possiamo far andare su Lambda. Scendiamo un po' perché dobbiamo fare un pochino più di attività operazionali, però sono importanti. Poi abbiamo un'architettura che vedrete pian piano si sviluppa su decine di funzioni diverse e ad alte prestazioni anche. Cioè, questa è una cosa molto importante perché le banche, servizi finanziari ci dicono sempre vogliamo alte prestazioni, vogliamo latenza molto molto bassa. Per avere latenza bassa utilizziamo dei servizi a bassa latenza, ma lo facciamo una scelta coscienziosa, cioè facciamo la misurazione dei tempi, vedremo come lo facciamo per assicurarci che tutti i servizi siano ottimizzati per ridurre la latenza. Latenza dal momento in cui l'utente fa la transazione al momento in cui la transazione è disponibile sul cellulare. In molte delle vostre banche, in molte delle vostre app, vedrete che le transazioni che fanno gli utenti arrivano disponibili sui telefoni giorni dopo delle volte, no? Non sono immediatamente disponibili. Invece, se tu generi un servizio serverless e codifichi un po' della logica transazionale, spesso puoi rendere, magari non tutte, però una parte di queste transazioni immediatamente disponibili. Ecco, quindi, come dicevo, costruiamo dei microservices per gestire tutte queste transazioni. Questo non è praticamente diverso da come molti altri fanno microservices. Si parte da un domain model, si utilizza il domain driven design. Una cosa che io volevo invece portare l'attenzione è il fatto che proprio questi due requisiti che vi dicevo prima, che sono in contraddizione da un lato transazionale e dall'altro di analytics, ti portano a pensare un po', ok, ma quale team di IT guarderà questi sistemi? Quale team di IT farà il supporto a questi sistemi? Quindi, quando abbiamo definito i microservices, e questa è un po' una regola generale, quando abbiamo definito le Lambda Functions in questo servizio, ci chiediamo chi farà funzionare questa Lambda Function. Ci chiediamo quale sarà la struttura operativa aziendale che ci permette di supportare le Lambda Function, che è molto importante perché vuol dire che prima di decidere ho un monolith oppure ho un sistema complesso, come faccio a romperlo, come faccio a creare microservices, penso anche a, ok, ma chi farà il supporto di questi microservices? Perché tipicamente, questo perché? Perché tipicamente non è una startup, una banca grande, no? Ha già dei business, dei team creati, quindi vuoi pensare un po' a quale di questi team supporterà i microservices, perché non vuoi, quello che non vuoi fare è generare un sistema che poi deve essere supportato in maniera non tradizionale dalla banca, e quindi devi anche cambiare la struttura dei team, diventa molto più complesso. Ok, restiamo nel sistema di architettura e vediamo un po' qualche dettaglio dell'architettura. Quindi uno dei requisiti, o il primo requisito tipico di questi sistemi, è il requisito di correttezza. Cioè dobbiamo essere sicuri di una cosa, dobbiamo essere sicuri che un utente che guarda la lista delle sue transazioni bancarie sul suo conto corrente abbia la lista corretta, chiaramente. Non vogliamo che un utente abbia una lista sbagliata, quindi dobbiamo essere corretti. E se lo fai nel mainframe è facile, perché tutto è in un sistema, quindi o è giusto o è sbagliato, ma c'è una visione unica dei dati, hai questa golden source. Invece se tu inizi a spostare i dati su più database, perché vuoi avere questa ottimizzazione, vuoi avere questa velocità, vuoi offrire questi servizi, allora poi vuoi essere sicuro che però i dati siano corretti su tutti questi database. Che è un problema significativo assicurarsi la correttezza. Quindi cosa facciamo? Usiamo diverse tecniche per assicurarsi la correttezza sui diversi database. Alcune di queste tecniche saranno un po' innovative, magari sono un po' diverse da quelle che avete visto. Altre sono tipiche delle banche e di come le banche operano di solito. Quindi praticamente le banche o istituti finanziari grandi. Fase 1, come dico io sempre, però, è partire definendo quello che vogliamo fare, cioè quali sono i livelli di servizio accettabile. Definire proprio quelle che si chiamano SLOs, Service Level Objectives. Offrire la correttezza, offrire qual è il livello di correttezza che ci aspettiamo. Per esempio, vogliamo il 99% delle nostre API call corrette su un minuto e che rispondano entro un certo momento nel tempo.
oppure vogliamo essere più precisi, vogliamo essere sicuri che la consistenza sia corretta, che il 99.9 delle nostre API call su un minuto ci diano dati che non sono più vecchi di 30 secondi. Oppure vogliamo che siano molto veloci, quindi i dati possono anche essere non più vecchi di 30 secondi, ma vogliamo avere disponibili meno di 100 millisecondi. Cioè in sostanza dobbiamo partire, fase 1, definendo con la banca, con i lavori, quali sono i requisiti. E averli proprio chiari, perché sulla base di questi requisiti tu poi scegli i sistemi. E poi si parte facendo un sistema di test end-to-end, ovvero facciamo un sistema di test in vedendo praticamente da vari punti del sistema cosa sta succedendo. Adottiamo la visione di un utente esterno e da vari punti, alcuni dentro il Corporate Center, alcuni dentro AWS, iniziamo a fare test, ci comportiamo come se fossimo un utente e chiediamo al sistema di darci le transazioni. Lo chiediamo al mainframe e lo chiediamo a cloud ogni secondo, live. Cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? Ok, ci sei, l'hai fatto, corretto, bene. E a quel punto, se sono corretti, sei a posto e non hai problemi. Se non sono corretti, invece, vediamo cosa fare. L'idea però, appunto, è di spostarci a un mondo in cui ne facciamo testing una volta al mese, testing manuale da un QA, a un mondo in cui facciamo testing live dei dati in produzione con un sistema automatico, che è molto molto importante. E poi utilizziamo una cosa che chiamiamo sistema di riconciliazione delle transazioni. Questo è l'approccio bancario standard. Cioè usiamo di fatto un sistema per assicurarci che, come dicevo, le transazioni siano uguali nel mainframe e in cloud. E ci sono due livelli. C'è un livello in banda e fuori banda, out of band. In sostanza, da un lato, il mainframe cosa fa? Ci manda le transazioni in band. E poi ogni ora il mainframe ci chiede, il mainframe cosa fa? Praticamente noi monitoriamo il sistema di transazione dei dati, quindi il mainframe manda le transazioni e tramite dei check sul lato di AWS noi ci assicuriamo che le transazioni siano state processate e controlliamo se c'è un crash di una Lambda function che non ha processato la transazione e ci controlliamo. E se c'è un crash della Lambda function, chiediamo al mainframe, rimandaci quella transazione. Quindi lo facciamo su una transazione utilizzando il sistema stesso che continua a controllare e monitorare se stesso, no? sia il test interno che esterno. E poi c'è un altro sistema che si chiama out of band, che è un sistema più complesso, che non riesce a utilizzare la Lambda function perché è un sistema che può metterci tanto tempo per operare, e usiamo una data source differente in cui praticamente diciamo al mainframe, invece di inviarci transazioni via serverless, oltre a inviarci transazioni via streaming, mandaci le transazioni come batch, tramite un batch, è ogni ora. Da un lato ce le manda streaming, e poi alla fine dell'ora ci dice, durante quest'ora ti ho inviato queste transazioni, le hai o non le hai? Questo è un sistema esterno, completamente diverso, che ci permette di assicurarci di trovare quello che chiamiamo watermark, cioè il livello in cui l'acqua è arrivata, se vuoi, il livello in cui noi siamo in sincrono. Noi sappiamo che entrambi i sistemi ci dicono che le transazioni mainframe e cloud sono in sincrono fino a questo momento, siamo sicuri al 100% che siamo arrivati lì. Abbiamo un sistema di risoluzione automatico e manuale anche dei processi, quindi diventa molto complesso, vedete che per assicurarsi la correttezza di questo processo ci sono più sistemi in gioco, più automatici e uno manuale anche, perché se poi il sistema transazionale che vedete qua non riesce a correggersi, inizia a essere un po' un problema. Ecco, prossimo requisito che le banche, le startup hanno è fare full text search. Molto facile. Ho la mia app o ho il mio sito internet con la mia lista di transazioni, voglio cercare tra le mie transazioni la volta che sono andato a prendere un caffè da Starbucks. E quindi cosa faccio? Scrivo Starbucks e lancio la ricerca. Full text search, come lo implementiamo? Dicevo prima che per offrire bassa latenza nel sistema OLTP usiamo DynamoDB. DynamoDB non è un database adatto a fare full text search. A questo punto cosa facciamo? Iniziamo ad avere un altro database, Elasticsearch, che è un database nato per fare full text search.
Usiamo quindi DynamoDB Streams, che è un servizio di DynamoDB, per inviare i dati da DynamoDB a FullTextSearch, a Elasticsearch, e da Elasticsearch riusciamo a recuperare i dati e fare le nostre query. Vedete un esempio curioso, le Lambda Function che si vedono qua, che sono proprio nella parte centrale del diagramma, cosa fanno queste Lambda Function? Queste Lambda Function iniziano a integrare dati che arrivano da posti diversi, perché non solo vanno a Dynamo, non solo vanno a Elasticsearch, iniziano ad andare anche ad altri posti. Quindi magari tu hai un po' dei dati che arrivano da Elasticsearch e li integri nella Lambda Function con un dataset statico che arriva da RDS. Cioè inizia a combinare cose. Ora, io non sono un grande fan di combinare cose esterne al database, perché perdi in prestazioni. Però in questo caso, se quello che tu hai è un reference data statico e molto piccolo, può aver senso farlo. E quindi li porti assieme. E il giochino qui, praticamente, la differenza è: voglio passare da un mondo in cui utilizzo un database solo per fare tutto, a un mondo in cui replico i dati su più database in maniera autonoma, che attivano capacità diverse. Ok, quindi anche qui vediamo che il focus è da Dynamo, iniziamo a spostarci poi su Elasticsearch per utilizzare DynamoDB, DynamoDB Streams, e le nostre API esterne, il nostro utente che dall'esterno arriva, inizia a fare la query di Elasticsearch, o magari, come dicevo, integra Elasticsearch con RDS. E infine, poi per Analytics, usiamo questo Data Lake. Data Lake è relativamente complesso, la gestione del Data Lake in questo caso, ma di fatto è un modo per, come dicevo, dare permesso a tutti i vari team data scientist nell'azienda di utilizzare i dati disponibili. Team data scientist che delle volte utilizzano Athena, sistema serverless su AWS, per fare query dei dati tramite un'interfaccia SQL, delle volte utilizzano EMR, utilizzano Spark, Apache Spark, per fare query dei dati. In sostanza possono utilizzare quello che vogliono, perché i dati sono resi disponibili dentro i database S3 e, soprattutto, la cosa importante, c'è un meta catalog, un catalogo dei dati dentro AWS Glue Catalog, che permette ai data scientist di dire: ok, io so che i dati sono là, so che ho questi permessi, so che il formato dei dati è questo, posso andare a ottenerli. I dati vengono inseriti automaticamente tramite Kinesis dentro questo Data Lake, e poi c'è un po' di complessità attorno a come si gestisce Data Lake. E non solo però possiamo ottenere, fornire accesso ai dati tramite Data Lake, possiamo anche fornire accesso ai dati tramite Kinesis, e possiamo fornire un accesso ai dati transazionale. In pratica abbiamo, da un lato, abbiamo una event source. Possiamo dire: ok, ogni volta che una transazione arriva nel sistema, la metto dentro questa queue Kinesis, e poi chiunque voglia nella mia azienda fare nuove attività può ascoltare questa event source e reagire all'event source. Per esempio, come vi dicevo prima, posso controllare se una transazione è fraudolenta o no, oppure posso usare SNS per inviare questi dati. Poi, questa è una notificazione. C'è sempre complessità, serverless o non serverless, c'è sempre complessità attorno a questo. Quindi praticamente possiamo andare a utilizzare dei sistemi anche più complessi per proteggerci da fallimenti, da errori. In particolare, quello che abbiamo fatto è, come vi dicevo, se l'utente arriva e prima andava al mainframe e adesso va AWS, non siamo così brutali nella transazione a dire: ieri mainframe, oggi AWS. Utilizziamo un pattern di circuit breaking, cioè utilizziamo un pattern che può chiudere il circuito. Tramite quel sistema di test che vi dicevo prima, ogni secondo noi controlliamo: hai dati buoni AWS, è online AWS, è online. Si smette di essere online. Se per qualunque ragione la VPN o il cavo, l'Easeline, che collega il data center alla cloud si interrompe, quindi AWS non è più disponibile, ma il mainframe è disponibile, succede che un sistema automatico taglia il circuito e dice: ok, utente, anziché andare alla AWS in maniera trasparente, l'utente viene ridiretto di nuovo verso il mainframe e riottiene i dati al mainframe. Questa è una fase di transizione, chiaramente, finché non sei sicuro che quello che stai facendo in cloud sia effettivamente a livello che vuoi avere,
però permette di utilizzare il sistema di mainframe come fallback e ti permette di ridurre il consumo di risorse inutili. Praticamente, se vedi che AWS non risponde, è inutile continuare a andare ad AWS, puoi semplicemente andare al mainframe. Questo è un pattern comune in sistemi distribuiti. E sempre su serverless, quindi in questa fase in cui controlliamo un po' i pattern, controlliamo quello che facciamo su serverless, dobbiamo assicurarci che, per esempio, ci sia un monitor delle quota, ci sia dobbiamo assicurarci che le lambda function che facciamo andare siano abbiano abbastanza capacità per funzionare, che supportino abbastanza utenti. E poi, per esempio, utilizziamo dei sistemi come provision concurrency per ridurre il cold start, che è il problema tipico di lambda, che è il problema che sentite su serverless, si dice ogni volta quando chiamo una lambda function, questa ci mette più tempo del solito a rispondere, perché c'è una cold start, una partenza freddo, e che invece servizi poi lambda nativi che sono stati lanciati nel 2019-2020, come provision concurrency, ti permettono di ridurre. E praticamente è un sistema, in sostanza si tratta di controllare il comportamento lambda function tramite CloudWatch. Sempre nella categoria di controllare sistemi serverless, come vi dicevo, poiché le lambda function delle volte arrivano a database tipo diverso, bisogna anche controllare che le lambda function non siano distruttive verso questi database. Per esempio, non aprono troppe connessioni contemporanee verso questa database e saturano il database. E quindi si utilizzano dei sistemi di controllo, delle volte tramite le code, che sono bloccate a un certo numero, in maniera tale che non si aprono mai più di tot lambda function concorrenti allo stesso momento che arrivino verso il database, oppure si utilizzano sistemi di proxy, i soliti sistemi che sono usati per tanti anni a proxy davanti al database SQL, in maniera tale che riducano le connessioni aperte contemporanee. E sempre complessità, chiaramente tutte queste lambda function fanno il processo di tanti messaggi contemporaneamente. Delle volte, come in ogni sistema distribuito, quando processi milioni di transazioni al giorno, o miliardi al giorno, c'è sempre un caso su un milione, c'è sempre un caso su un milione di un piccolo problema. Quindi cosa fai? Devi sempre pensare a come fare i ritry automatici, come gestire il fallimento, e quindi utilizzi tipicamente un sistema di dead letter queue, più o meno quello standard, per controllare, assicurarsi che sia fatto correttamente. Ecco, quindi abbiamo visto un po' di pattern su serverless. Vediamo adesso com'è l'esperienza degli sviluppatori quando si tratta di gestire, di deployare codice in un sistema come questo. CI/CD con CI/CD standard, ne utilizziamo, che per me è quello che più o meno usano tutti, per deployare su serverless, quindi tramite serverless framework. Serverless framework che è praticamente Terraform, di cui si parlava anche prima, per serverless, e poi i sistemi cloud native di AWS, per deployare il codice, e tutti questi test che vengono eseguiti. Magari stai anche attento quando fai il rollout del nuovo codice a non deployare il 100% del codice subito, ma fare un release staged, quindi il 5% adesso, 10% tra un'ora, 20% tra 2 ore, ti assicuri di essere, fare attenzione al modo in cui fai il deployment. Questi sistemi di CI/CD sono anche molto importanti per le banche che hanno requisiti di compliance significativi, e quindi ti devi assicurare di avere un auditing completo di chi ha fatto il deployment, in quale momento, per quale ragione. La particolarità di serverless quindi è utilizzare del testing di serverless che noi utilizziamo, è utilizzare local stack, che permette di virtualizzare servizi AWS sul tuo portatile o nel tuo container. Puoi avere un piccolo DynamoDB nel tuo portatile per fare integration test, per fare il test della lambda function. È un sistema che io raccomando a tutti, perché secondo me tra i problemi non risolti ancora di immaturità della tecnologia serverless c'è il fatto che il testing e il debugging non è ancora completo, non è ancora così facile come è il testing e il debugging di Java fatto per una situazione computer. No, e quindi il local stack permette di fare il test dei servizi cloud senza dover andare a Dynamo ogni volta, e puoi fare i tuoi integration test molto più velocemente. Performance. Allora, so che non abbiamo più tanto tempo nel talk, quindi magari
facciamo performance un po' velocemente, però il takeaway di performance, della parte di performance del sistema, è che chiaramente, come vi dicevo, se fai 6 milioni di transazioni al giorno, 6 milioni di transazioni al minuto, un evento che capita ogni volta ogni milione, capita ogni minuto. Un evento che capita una volta ogni 10 milioni, capita ogni 10 minuti. Quindi, quello che significa che si tratta di muoversi da un mondo in cui tu guardi i numeri e guardi quella singola transazione che è fallita, a un mondo in cui tu monitori le percentuali e dici qual è la percentuale di transazioni che è fallita o che è funzionante nei momenti passati. Ti sposti da guardare è fallita la transazione alle 10:31 a qual è la percentuale che è fallita nell'ultima ora, e mandami una notifica non quando falliscono 10 transazioni, ma quando fallisce il 10% della transazione. E poi misurare è una cosa super complessa, no? Perché misurare, soprattutto quando un sistema distribuito, che è distribuito su più in più siti, devi assicurarti che, e vuoi controllare quanto ci metti a fare tutto il percorso, quello che è round trip time, devi assicurarti che il problema principale, che noi siamo stati, penso, tra i primi o comunque tra quelli che hanno affrontato all'inizio questo problema, è devi assicurarti che la misurazione del tempo sia costante. E quindi non può, devi assicurarti che entrambi, sia AWS che on-premises, si colleghino abbiano la stessa idea di che ore sono, abbiano la stessa idea, utilizzino in sostanza lo stesso server NTP. Che di fatto però non è possibile, perché non puoi dire a Lambda utilizza questo server NTP, perché è fully serverless, no? E quindi abbiamo fatto qualche cambiamento, qualche piccola attività in più, per assicurarci che fossero compatibili. Come vi dicevo, le banche hanno servizi di latenza molto molto alti. No? Voglio avere le mie transazioni immediatamente disponibili entro 10 millisecondi, 50 millisecondi. Ma 100 millisecondi, se il tuo tempo dal mainframe a cloud è di 40 millisecondi, solo il tempo che ci mette l'informazione a viaggiare sul cavo dal data center a cloud, e vuoi stare in 100 millisecondi, il modo in cui misuri quei 100 millisecondi è molto significativo, perché lo scartamento è proprio piccolo. E quindi abbiamo fatto un piccolo test per verificare un po' qual è la differenza nei clock di Lambda e nel clock data center. E abbiamo fatto un po' di test con un po' di codice Python e vedere un po' dove siamo. Nei nostri test l'offset era sotto 10 millisecondi e quando avevi 40 millisecondi di RTT, di round trip time. Quindi non negligible. Dipende quali sono i requisiti di latenza, qualcosa da considerare, no? E alla fine un altro punto da fare è controllare latency, controllare la tail latency, quella che si chiama la latenza finale. Controllare quanto tempo ci metti, in ogni sistema distribuito un evento che capita una volta ogni 10 milioni può influenzare significativamente la performance del tuo sistema, la performance di un tot dei tuoi utenti. Quindi non solo vuoi controllare qual è l'average response time, ma vuoi controllare anche qual è la latenza finale, quanto tempo ci metti veramente al P95, nel 95esimo percentile, per avere la latenza. E questo è qualcosa che servizi come AWS X-Ray di Dynamic Tracing ti permettono di fare. Dynamic Tracing, X-Ray, Datadog lo fa anche, ci sono tutti i servizi che ti permettono di fare distributed tracing. Lo raccomando tantissimo, perché ti permette di capire nel tuo sistema distribuito dove è il bottleneck, soprattutto quando hai più Lambda function, una chiama l'altra, e ciascuna chiama più sistemi distribuiti, è molto complesso. Abbiamo anche un po' di tentativi di fare ottimizzazioni su Java, ovvero quanto possiamo ottimizzare Java per ridurre i problemi di cold start. Sistemi di cold start, usiamo provision concurrency, cioè vogliamo ridurre il problema che Java ci mette troppo a eseguire una Lambda function, o ci mette troppo ogni tanto, ogni volta che la Lambda function parte in un container diverso, diventa più lenta.
e quindi dobbiamo ridurre questi problemi di cold start. E abbiamo fatto una serie di ottimizzazioni dalle librerie a provision concurrency, abbiamo ridotto anche la dimensione dell'artifact, di quanto è grande il jar, no? E monitoriamo tutto costantemente. Questo è molto importante per ridurre cold start e per ridurre anche il tempo di esecuzione, perché dobbiamo stare in questi 100 millisecondi. I nostri risultati in un sistema di esempio sono buoni, cioè sono buoni. Vedete però vedete quanto si sposta dall'average a 33 millisecondi al P95, 39 e max, molto più lento. Un ordine di grandezza più lento, la massima latenza dal mainframe a Kinesis. La stessa cosa per la massima latenza dall'utente a API Gateway, dove sei ancora più esposto alla variabilità nella rete. Vedete che la latenza media e la latenza al 100% sono ordini di grandezza lontani. Quindi bisogna sempre stare attenti, per questo vi dicevo prima, usate X-Ray in questi test per avere velocità. E eccoci qua. Quindi alla fine c'è una serie di ottimizzazioni che si possono fare per migliorare la velocità delle Lambda function. Quindi abbiamo Java, può essere ottimizzato, si può utilizzare Lambda destination, si può utilizzare provision concurrency, si possono utilizzare enhanced fanout per fare delle ottimizzazioni su Java, praticamente. Ecco. Penso che siamo andati un po' lunghi, quindi salterei queste slide sul operating model, che è come utilizzare il sistema, per arrivare alla fine e dirvi, in sostanza, quando fate un sistema come questo, quando pensate a questo, non pensate semplicemente alla parte ingegneristica, pensare, ok, ho visto questa architettura con vari servizi cloud, come posso farla? Ma pensate anche a come gestire, come la vostra azienda si adatta all'architettura che avete, per poter essere collegata, per essere utilizzata, praticamente. Questo, eccoci qua. Questo è un po' il mio takeaway, spero che prendiate, che non solo c'è tutta una parte di sistema complesso con più componenti, ma anche quale operating model utilizziamo, come strutturiamo l'azienda per utilizzare questo sistema, questa architettura cloud che può diventare un po' complessa. Ecco, questo era il mio talk, spero sia stato interessante. Immagino che se abbiamo qualche minuto per le domande, si possono, non lo so, se abbiamo ancora tempo per le domande. Siamo ai minuti di recupero, ma ovviamente se chi ci ascolta le scrive subito, magari riusciamo a prenderla. Intanto grazie della condivisione della tua esperienza, se posso così dire. Non è così facile trovare un'esperienza sul campo, dal campo di battaglia che arriva da questi sistemi, perché è difficile, forse perché è una novità anche forse degli ultimi anni, in tempi sempre informatici, questa delle banche che si approcciano al cloud. E qui appunto io mi sono segnato una cosa che tu hai detto, che è, ok, pensiamo al cloud, ma poi chi fa supporto, no? E quanto conta questa cosa? Si dice ancora Rand Bank in banca? Io mi ricordo. Rand Bank, sì, Rand Bank, certo. Beccata, vai. Cioè, quanto conta questa cosa nel tuo ecosistema di... No, è super importante, perché praticamente succede che tipicamente le banche cosa facevano? Gli istituti finanziari facevano un eseguibile, un executable che faceva tutto e veniva dato a un team di supporto. Di fatto, sistemi distribuiti sono 10 eseguibili che fanno 10 cose diverse e le banche dicono, beh, ma sono 10, diamo autonomia ai team e iniziamo a distribuirli in giro. Ecco, poi la realtà è che magari se tu non pensi all'inizio come gestirai questi sistemi distribuiti quando li costruisci, magari finisci ad assegnarli a più team che non possono deployare il codice perché il team 1 ha una dipendenza sul sistema 2, team 2 ha una dipendenza sul sistema 3. E quindi le banche si trovano in questa grande difficoltà, che è un po' più difficile per deployare il codice di quello che potrebbe essere necessario. Sì, c'è un po' il rischio di trovarsi a usare il cloud come usavamo il ferro, però. Cioè no, non succede, non, cioè, abbiamo mille armi, però andiamo lenti, non possiamo usarle come dovremmo. Quindi è importante, questa forse è la risposta, cioè importante assolutamente sì. Team, il come sviluppiamo software, andare a vedere team cross funzionali, si può dire ancora, no? Cioè non dividere le operation da chi scrive codice, forse anche questo è un argomentone
su cui potremmo fare delle conferenze, ma forse le abbiamo già fatte e continueremo a farle. Federico, io ti ringrazio di nuovo. E cosa possiamo dire a chi avesse domande ma non ha fatto in tempo a farle? Ti troviamo su LinkedIn? Su LinkedIn assolutamente, sarò anche su Opin, quindi se qualcuno ha qualche domanda potete mandare un messaggio su LinkedIn e ci si parla. Alla grande, Federico Fregosi, continuo e io ti ringrazio di nuovo e ci sentiamo, spero, a una prossima conferenza. Ciao! Grazie mille a tutti, buona giornata! Thank you.